Salve a tutti ragazzi e bentornati. Oggi, in questa estate rovente, in questa giornata caldissima, non voglio parlarvi di horror pesanti, sanguinari, splatter, no, no. Voglio parlarvi di qualcosa di molto più sobrio, qualcosa che mi è rimasto nel cuore. Una teen adventure che sfocia nell'horror, nel mistero e in qualcosa di emozionante. Certo, molti non lo ricorderanno perché è un film molto di nicchia, ma molti nati negli anni 70 come me, forse gradiranno questa riscoperta, ma nonostante tutto quanto è un film molto interessante anche da far scoprire alle nuove leve. Eh sì ragazzi, il film scelto per voi oggi è Il mistero del lago oscuro. Il mistero del lago oscuro, ovvero The Quest, è un film di Brian Smith del 1986. Quante volte lo devo dire che l'horror, per essere horror, non deve essere forse esplicito, sanguinario, splatter? No, ci sono tanti livelli per giudicare un film e vedere l'horror anche dove sembra non esserci. In questo film specifico l'horror c'è, perché è un film, sì, teen adventure, adatto a un pubblico giovane e non solo, diciamo, per tutta la famiglia, ma che dietro porta con sé un messaggio molto interessante. Quello della paura immaginaria, quello che si nasconde dentro di noi, la vera paura ancestrale. Quindi la paura non è soltanto nella vista del sangue o dei svisceramenti totali o di violenza, ma anche in quello che è nascosto qui dentro. Però adesso, brava. Cody è un ragazzino di 14 anni, sempre un po' scapestrato, molto allegro, divertente, amato dalla sua comunità, del suo piccolo paese, al centro di una, diciamo, foresta australiana. Ehi, Cody! Da qui alla scuola in 3 minuti! Forza, Cody! E dacci dentro! Oltre a essere molto sveglio come ragazzino, Cody è anche molto ingegnoso e, diciamo, dalla sua parte c'è sempre un suo tutor, diciamo, dal nome Gazza, che comunque è sempre con lui in ogni momento. Da-da! Beh, che ne dici? Non è meglio di una nave spaziale? Favoloso! Un giorno, insieme alla sua amichetta Wendy e la sorellina di quest'ultima, decidono di andare in un posto piuttosto particolare, un piccolo lago ricavato da una cava non troppo distante dal loro villaggio. Giunti sul luogo, subito qualcosa prende l'attenzione del ragazzo, ovvero vede che ci sono sparsi quella attrezzature di un suo amico pescatore, compresa la tenda. Ma lui sembra non esserci, fino a quando trovano il suo cadavere. Ma subito dopo qualcosa ancora più inquietante accade. Il lago comincia a ribollire e qualcosa di oscuro, misterioso, cerca di uscire, inquietando e terrorizzando i poveri ragazzi. Qualcosa di mostruoso, qualcosa di letale, si nasconde nel fondale del lago e sembra essere la causa della morte dell'amico del ragazzo. È strano tutto questo. Per Cody, questa storia si trasforma in una vera e propria ossessione. Viene anche a scoprire che alcuni tribù e abitanti della foresta hanno terrore di questo luogo. Come se si nascondesse qualcosa di malvagio, qualcosa di oscuro. Cosa si nasconderà sotto quei torbidi fondali? Ecco, ragazzi, perché ho scelto di parlarvi di questo film? Il mistero del lago oscuro. Lo vidi quando avevo 9 anni, per l'appunto, quando uscì il film. Ho avuto per tanto tempo anche il mitico VHS di questo film, poi perso purtroppo nel trasloco, però devo ammettere che è un film che mi ha sempre affascinato. Nonostante ci siano tantissimi titoli di questo genere, questo film colpì per tantissimi aspetti. Bellissimo stile, ottimo luogo, la location è fantastica e il regista ha saputo dare uno spaccato di tutto in maniera ineccepibile. Il film prosegue in questa sua trama semplice, mantenendo sempre l'attenzione dello spettatore, che rimane lì pronto per capire ogni virgola e scoprire per l'appunto cosa si cela dentro quel lago. Cos'è c'è di tanto misterioso? Che c'è? Hai paura che sbuchi qualche Bunnips?
Per l'appunto è un film molto cupo per certi aspetti, per altri invece solare. Un bel contrasto, sì, perché comunque un film deve essere adatto un po' a tutti, in questo caso a più verso il teen, verso il ragazzo. Infatti è un film tipico anni 80, anche lo stile è puramente anni 80. Infatti può essere messo in parallelo con film per appunto come Stand By Me, Goonies, ma per la costruzione. Però mantiene con sé questa tematica comunque che è il mistero fitto, e la possibilità di esserci un mostro, un qualcosa di oscuro che è pronto a divorare chiunque si avvicini in questo lago, in questo luogo. È proprio questo il bello, e in più si crea questa aura di mistero che diventa un fantasticare, perché anche lo spettatore fantasticherà con il protagonista per cercare di capire cosa c'è, chi è, da dove viene, e quindi immaginate di sapere che c'è qualcosa ma non sapete cosa, e quindi ragazzi, questa costruzione, insomma, è fantastica. E l'horror nascerà qui, perché sappiamo che qualcuno è morto per questa possibile causa, ma non sappiamo realmente cosa è. E questa è una cosa che per me, sin da ragazzino, che anche adesso, davvero mi emoziona, nonostante il film è piuttosto semplice. Come protagonista troviamo un grandissimo Harry Thomas, famosissimo perché ha fatto E.T., il mitico Elliot, quindi anche lì giovanissimo in questo film, che è stato fatto 3 anni dopo, 4 anni dopo appunto il mitico E.T. l'extraterrestre di Spielberg, e anche questa volta riesce a essere credibile in questa parte. E è bello vedere tutte le sue sfaccettature, come si anche rapporta con le persone adulte e anche coetanei, e con le sue idee piuttosto malsane ma piuttosto attraenti, che riescono appunto a calpiare lo spettatore anche in queste piccole genialità che si creano man mano che la trama va avanti. E il bello è che anche la ricerca del mistero, come strutturata, è adatta a tutti. Cioè la lettura è molto semplice, non è complessa, quindi arriveremo fino a un punto dell'epilogo dove ancora noi non sappiamo veramente cosa stiamo aspettandoci, però abbiamo le nostre, appunto, chance di comprenderle. Una cosa che mi ha sempre sbalordito di questo film è l'uso delle camere. Molti stacchi, montaggio molto dinamico, e al suo tempo belle anche le location, perché comunque siamo in Australia, questa vegetazione è abbastanza fitta, è molto bella. Insomma, la senti tua, quando stai lì, è molto confortevole. E anche i momenti, quelli più, diciamo, terrorizzanti, quelli un po' più particolari, si respirano con molta fiducia, diciamo, ecco, nonostante c'è molta tensione, perché in alcuni punti c'è una tensione che ti lascia un po' così. Già mi immagino che molti diranno: ecco, ma questo non è un horror, ma che cacchio sta a fa? No, in realtà, ragazzi, ripeto, questo film è classificabile come un horror adventure, un teen mystery, insomma. Poi, diciamo, parliamoci chiaro, ognuno vede ciò che vuole, o meglio, la trama si sa qual è. C'è un mistero, ci sono dei morti, c'è sta una creatura, un mostro, non sappiamo cosa c'è. Quindi c'è tanto dietro a una trama piuttosto semplice, che è quella del teen adventure. È la struttura che è molto interessante. Nonostante, ripeto, all'epoca siano usciti tantissimi film similari, questo film diciamo, è rimasto nei cuori di molti proprio perché è questo scoprire che tende a avvicinare lo spettatore, questa voglia di capire cosa si cela. Nonostante l'epilogo finale, quindi la fine, per molti potrebbe essere una cosa geniale, per molti potrebbe essere una delusione. Lì dipende molto dai punti di vista. Guardi! Mio Dio, che cos'è? Ovviamente non aspettatevi sangue e cose strane. Morti sì, però sangue no. Però vedremo appunto situazioni che sono piuttosto cupe, e che comunque fa sempre, insomma, breccia nei cuori di chi ama l'horror. Anche questo qua di horror, questo leggerissimo, questo proprio leggero, quasi un po' fiabesco, diciamo, ecco. Quindi il bello è questo. E effetti speciali sì, sono buonissimi, pochi ma buoni. E anche il comparto sonoro è molto efficace, accompagna le scene in maniera funzionale, la tensione quando deve salire sale, e insomma, ecco, piuttosto semplice ma ben diretto.
È là! Una cosa che ho sempre apprezzato di questo film sono anche i dialoghi, perché sono molto intelligenti, molto maturi, e che secondo me sono anche molto educativi nei confronti del giovane che si approcciava a questa pellicola. Ed è bello anche riscoprirla ai giorni d'oggi, perché è vero che io lo vidi, pressoché quando è uscito, in quel periodo lì, però è vero anche che molti giovani d'oggi non so se riuscirebbero a apprezzare la semplicità di un prodotto del genere, ma allo stesso tempo l'efficacia. Certo, diciamo, ecco, non mi aspetto che molti di voi possiate apprezzare veramente questa pellicola, però è vero anche che solo nel riscoprirla o farci avvicinare le nuove leve, secondo me, fa sempre piacere, perché comunque, ecco, sono quei film che ti rimangono dentro per tantissimi aspetti, non solo il sangue. Purtroppo, purtroppo il film non è di facile reperibilità, non si recupera così facilmente, purtroppo. Girava molto il VHS, perché in DVD non è mai uscito, però online si trova. Quindi potete cercarlo, vederlo e tirare voi le somme. Anzi, mi aspetto anche un piccolo commento qua sotto, senza insulti, dicendomi parlate sangue, di budella, se no che cacchio di horror so. Capito? C'è già un'immagine. Però ragazzi, ve l'ho proposto perché ci tenevo. Detto questo, ragazzi, io vi rimando alla prossima recensione. Ora vacanze, perché è pure giusto. E ci vediamo presto con nuove interessanti recensioni, punti di vista e soprattutto film, tanti film che mi avete richiesto. Quindi, ciao a tutti e arrivederci. Ciao, ragazzi.